Dopo 7 anni si sono riaperte le porte del presepe meccanizzato di Serrungarina, una fantastica realizzazione artistica da sempre parte integrante e fondamentale nella storia del piccolo borgo di Colle al Metauro. Domenica mattina, dopo la celebrazione della Santa Messa, l'inaugurazione all'interno dei locali della parrocchia, con la benedizione del vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Andrea Andreozzi, alla presenza degli amministratori locali. Sindaco, dopo anni torna al presepe di Serrungarina, una grande soddisfazione e orgoglio per l'intero paese. Una grande soddisfazione, un grande orgoglio e una grande gioia per il paese che si merita questo gioiello, questo presepe che grazie alla incessante opera di coloro che l'hanno realizzato, i due fratelli Valentini, Paolo e Claudio, unitamente ad altre persone che si sono spese tantissimo, come Ser Filippi Federico o come la Proloco entrante, ma anche l'ex presidente della Proloco, Gioacchino e Greco, che hanno dato un grande contributo per la realizzazione di questo presepe che rivede la luce dopo 7 anni. Oggi tra l'altro siamo stati fortunati e rendiamo grazie alla presenza del Vescovo che ha impreziosito tantissimo questa inaugurazione di questo presepe e rivedrà anche la partecipazione di tante persone, come in passato si verificava, che vengono a visitare questo presepe che è simbolo della natività, questo simbolo, questa simbologia che è tutta italiana, che può essere sparsa in tutto il mondo, che deve essere presente nelle case degli italiani. Gioacchino, lei ha siglato un importante accordo. Se non ricordo male doveva essere il 2018, abbiamo fatto un accordo con la Curia di Fano per avere questi locali in comodato d'uso e far sì che si realizzasse questo presepe che in parte era stato smontato per consentire i lavori di consolidamento dello stabile. Dopodiché, avuto questo, ci siamo adoperati per cominciare a realizzare il presepe insieme ai fratelli Valentini e ad altre persone. E poi è arrivato il Covid e abbiamo dovuto smettere, non si è potuto riaprire nell'immediato e siamo arrivati ad oggi che finalmente il presepe si riapre. Un clima di emozione ha caratterizzato l'intera mattinata, soprattutto da parte di coloro che hanno realizzato la straordinaria opera, risultato di un lavoro di 3 anni, ma soprattutto di tanto amore e passione. Paolo, innanzitutto quanta gioia c'è oggi nel vedere realizzato il vostro presepe? Ce n'è tanta, perché dopo anni di stop dovuti alla pandemia e quant'altro, ai lavori di consolidamento dello stabile, siamo riusciti con molta fatica a riproporlo e a vedere poi nei vostri occhi le emozioni che ci consolano e ci danno gioia ancora di più. In quanti ci avete lavorato? In due, mio fratello ed io, e nell'ultima parte con l'aiuto di un grande amico, Federico Ser Filippi. Ci sono 3 scene e il visitatore quando arriverà nella prima scena troverà il quartiere romano, la seconda scena la natività e la terza scena il quartiere arabo. Chiedo al visitatore di lasciarsi coinvolgere non tanto dalla grandezza dell'immagine che proponiamo, ma anche da andare a cercare i particolari, che ci sono tantissimi, quindi lasciarsi coinvolgere nel vedere il mare, i ragni, le ragnatele e quant'altro e tutti i vari mestieri che vengono riprodotti nel più piccolo dei particolari e raffigurano i mestieri di una volta. L'apertura al pubblico del tradizionale presepe è prevista dalla sera del 24 dicembre dopo la Santa Messa delle ore 23.